Buongiorno e ben ritrovati. L'appuntamento di oggi mi gasa tantissimo perché ho appena realizzato che non avevo ancora fatto un video del genere e quindi oggi facciamo un tour before and after di quello che era la casa quando l'abbiamo acquistata e lo stato attuale delle cose. La cosa mi gasa tantissimo perché ho già sbirciato un po' nel materiale che avevo quando abbiamo appunto comprato la casa, quello che ho filmato di com'era ridotta ed è cambiata veramente tantissimo. Non riesco a crederci che stiamo parlando della stessa cosa, per cui vorrei proprio condividere con voi e avere anche un promemoria per me di quello che è stato il percorso che ha subito questa casa, il percorso di trasformazione che ha subito questa casa, perché già così che è ancora allo stato iniziale, nel senso che abbiamo finito i lavori, però ci sono ancora tante cose da fare, tanto arredo, tanti piccoli dettagli da aggiungere e quindi è bello anche avere un po' una promemoria di quello che è stato per vedere un po' come si è trasformata e quanto è cambiata la casa per rendersi anche conto in tutto questo cambiamento dello sforzo che uno fa per appunto rendere una casa un posto in cui viverci. Io sono ormai qui dentro da 2 mesi e quindi questo video è proprio puntualissimo come festeggiamento dei 2 mesi di vita qui dentro. Vi voglio regalare questo tour e cominciamo. Partiamo dalla prima stanza che è la mia stanza da letto e qui abbiamo un po' di arredi, però mi piaceva vedere la differenza tra com'era all'inizio e com'è adesso, anche perché ora che sto guardando anch'io le immagini di com'era prima della ristrutturazione, non mi sembra nemmeno la stessa camera. Anche con questa porta bianca cambia veramente tutto. Mi spiace che sto filmando un po' al tramonto e quindi non c'è proprio una luce perfetta, però ecco, magari accendiamo un po'. E cambia veramente tutto, cambia tantissimo. Qua, lo sapete ormai, ho tutto il mio guardaroba per il momento e questi colori la rendono molto più elegante, devo dire, molto molto più accogliente e un po' più libera. Mi dà più la sensazione di libertà. Un'ultima sbirciatina e passiamo alla prossima stanza. La seconda stanza che ho liberato di quasi tutto, ma in realtà è tutto nascosto qui, è la camera di mia sorella e anche qui devo dire l'atmosfera è molto migliore con questi colori. Rimbomba un po' perché avendo svuotato tutto è diventato tutto un po' più vuoto, però ecco, sono riuscita a spostare un po' di cose, ma in questo momento faccio vedere la casa proprio sotto sopra perché sto facendo le pulizie e quindi non riesco più a spostare tutto questo ammasso di cose da nessun'altra parte, però ecco, intanto questa è la situazione. Accendiamo anche qui, già che ci siamo. E potete vedere che è molto molto più elegante. Poi adesso con questa luce sembra tutto un po' più scuro, però in realtà è tutto più chiaro. Mi piace in realtà il fatto che questa vernice, questa pittura, così come quest'altra, questa è tipo un grigio tendente al tortora e questo è un grigio, è tipo un grigio beige ma molto molto sottile, quindi non si nota tantissimo. Cambiano sempre il colore con la luce e questa cosa mi fa davvero tanto piacere perché non hai mai la stessa situazione nella casa, cambia di continuo ed è bellissimo. Passiamo ora alle altre stanze, questo è il salotto, facciamo una piccola trasformazione. Questo è il salottino che ovviamente non è nel suo stato finale,
Probabilmente subirà ancora moltissime trasformazioni, però siccome questa casa è un continuo work in progress, mi piace avere i vari step che vedranno cambiare questa casa completamente. E oggi abbiamo anche una new entry, cioè questo divanetto che mi è stato regalato da amici e in realtà non era il tipo di divano che volevo, però è capitato, qualcuno non lo voleva più ed è bellissimo, molto molto carino, delle dimensioni perfette per questa stanza e quindi mi sono detta perché rinunciarci. E ovviamente poi l'idea è quella di rivestirlo, cambiare un po' la fodera. Anche se devo dire che sta davvero bene questo colore, dal non amare il verde ho iniziato ad amarlo tantissimo e non so cosa sta succedendo, anche perché anche le lenzuola della stanza adesso sono verdi, quindi state vedendo una casa con un po' di colore e il colore è il verde. Vabbè, vedremo. Allora, se riesco a fare una fodera per come la penso io, questo divano sarà perfetto. Intanto però è messo molto molto bene, quindi va benissimo anche così per il momento. E qui manca il tavolino, però è una situazione davvero bella. È molto molto bella e mi dà un sacco di soddisfazione vedere prendere forma questa casettina. Che puoi chiamarla casettina, è una casa di tutto rispetto. Lì nell'angolo adesso ci metterò una pianta così mettiamo un po' di verde, un altro po' di verde qui dentro, un po' di verde naturale. Però intanto questo è il salottino. È bellissimo, devo dire, è proprio bello. Questo verde del divano sta benissimo anche con questa poltrona e devo dire che è super azzeccato. Ci stiamo piano piano avvicinando all'ambiente che ha subito la trasformazione più grande. Già il fatto di poter passare da una stanza all'altra così, prima non era possibile, però la cucina è cambiata davvero tantissimo. Adesso ovviamente non è ancora una cucina a tutti gli effetti, però si può già apprezzare la trasformazione. Non ci sono più tutte quelle piastrelle orrende, ci sono solo queste che faranno da paraschizzi sopra il top della cucina e anche qui non c'è più niente, è tutto libero. Abbiamo il passaggio dalla cucina al salottino. Quindi questa è la cucina, è bellissimo non vedere più quelle porte marroni, è bellissimo non vedere più quel pavimento orrendo e devo dire che non mi sembra più la stessa casa, sembra una casa totalmente diversa e mi fa strano vedere queste immagini di com'era prima, perché non sembra la stessa casa per niente. Passiamo al corridoio. L'unica cosa marrone che è rimasta è la porta d'ingresso perché mi piace in realtà così. È un marrone bellissimo e l'avrei rovinata se l'avessi verniciata, quindi è un po' mood inglese, con una porta di un colore totalmente diverso, ma ci sta. Vedrete che poi alla fine ci starà benissimo. Qui non abbiamo più la porta a soffietto, qui c'era una porta a soffietto per chi non aveva visto i video iniziali e ovviamente è sparita, ho riverniciato tutta la cornice sopra anche e ho comprato degli sportelli, però non sono capace a metterli da sola, quindi per ora sono lì in attesa che qualcuno li monti su. Anche il corridoio è totalmente trasformato ed è bellissimo. Devo dire che sono proprio contenta del lavoro che è stato fatto. Infine passiamo all'ambiente che ha subito la trasformazione più importante di tutta la casa ed è il bagno. Se vi ricordate, no, non dovete nemmeno ricordarvelo perché vi metto le immagini a fianco e potete farvi un'idea da soli. È veramente totalmente diverso. L'unica cosa che è rimasta nello stesso punto è il
il Vader, perché ovviamente non si poteva spostare, perché se era lì una ragione c'era, però abbiamo dato più logica agli spazi e quindi abbiamo messo il bidet a fianco, poi qui ho lasciato lo spazio per la lavatrice e poi in futuro l'asciugatrice. Probabilmente loro prima li avevano in cucina, però a me la lavatrice in cucina non piace. Poi qui wow, è bellissimo, devo dire che è bellissimo e questi colori sono molto più belli rispetto a quelli che c'erano, per carità, quando avranno creato costruito questa casa e ristrutturato questa casa, quei colori erano perfetti, però ecco, adesso è una situazione molto molto migliore, devo dire che è il mio progetto che mi dà più soddisfazioni tra tutti in questa casa. Ovviamente poi quando saremo verso la fine ci saranno tante altre cose che mi renderanno forse ancora più orgogliosa, mi auguro, però per il momento questa è la mia stanza preferita perché porta proprio la mia firma. Manca ancora lo specchio, però come ho già detto è un work in progress e mi piace farvi vedere lo stato attuale delle cose, anche perché poi sarà ancora più bello vederle trasformate e rifinite a puntino. Bom, direi che è tutto per oggi, è tutto per questo video, si accettano suggerimenti, si accettano consigli, quelli sono sempre benvenuti da queste parti, quindi sentitevi liberi di lasciarmi qualsiasi cosa qui sotto che vada a migliorare la situazione qui dentro. Ho bisogno di supporto, ho bisogno di una mano anche spiritualmente, perché sto di nuovo attraversando momenti particolarmente difficili e per questo non mi vedete molto spesso da queste parti, però promesso che sto facendo del mio meglio, questo ve lo assicuro. Vi ringrazio, vi abbraccio e vi mando un super bacio, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!